Volevo rivolgermi a tutte quelle persone che se la stanno prendendo con chi sta andando in piazza a protestare perché gli è stato tolto il reddito di cittadinanza, ok? Che il problema non sono loro. Il problema è a Roma. Voi sapete quanto prende Ignazio La Russa al giorno? 1.466 euro al giorno. Sapete cosa ha fatto il governo una volta che ha tolto il reddito cittadinanza? Ha rilasciato una social card alle famiglie in difficoltà di 300 euro all'anno. Capite che c'è qualcosa che non quadra? No? C'è qualcosa che non quadra. Uno prende 1.466 euro al giorno e una famiglia ha una social card del cazzo di 300 euro all'anno. Però il problema qual è? È delle persone che stanno andando a protestare per il reddito di cittadinanza. No? Non di chi sta prendendo tutti quei soldi, barca di soldi senza fare un cazzo, che tra l'altro escono dalle nostre tasche. Ci siamo? Qualcuno ha detto, ma il reddito di cittadinanza è stato, alcuni ne hanno approfittato del reddito di cittadinanza. Perché prendere 1.466 euro al giorno non è approfittare? Quello no, non è approfittare, quello è giusto, quello si può fare. Chi magari prendeva il reddito di cittadinanza e magari arrotondava con un lavoro in nero, non si deve fare, perché non è giusto. Ok? Ci sto anch'io, ma non è giusto neanche che una persona, anche se al governo, prende 1.466 euro al giorno, però. Non è giusto neanche questo. Quindi apriamo gli occhi, signori. Apriamo gli occhi.